comunque, che volevo dire? Io sono felice di questo evento, mi sento anche fin troppo privilegiata, devo essere sincera, perché un evento di questa portata con 200... con 22 mostre, 132 artisti che lavorano su 22 mie poesie, io è una cosa che se me l'avessero detto io non ci avrei creduto, però vedo che è iniziato questo evento, è come un viaggio la cui partenza è proprio stasera. Potenzialità enormi, ecco. Cioè, la poesia è molto immediata, capito? È molto, diciamo, arriva subito. È una poesia. È diretta. Quella di Carmen è una poesia, sì, veramente. Io ho letto altre poesie napoletane, devo dire, anche ultimamente un po' per. Devo dire che la poesia di Carmen, insomma, è. Nella sua semplicità, nella sua, diciamo, è profonda nella sua semplicità, ecco, nella sua, forse la parola semplicità è anche sbagliata. Sì, ma come dire, questo succede, diciamo, a chi ha realmente un sentimento vero da dire, da comunicare. Parliamo adesso di questa installazione, prima di tutti. Allora, questa iniziativa Arte e Poetry, come dicevo prima, ha l'intento di far dialogare poesia e New Media Art, e nel caso specifico poesia napoletana e New Media Art, poesia in lingua napoletana, mi piace dire, non poesia in dialetto. E quindi ogni settimana in una land diversa sei artisti, in qualche caso anche di più, in base anche ai prim che le land mettono a disposizione, si cimentano su una poesia di Carmen. Naturalmente abbiamo lasciato gli artisti molto liberi di esprimersi, quindi la poesia considerate che offrirà una suggestione all'artista, ma non è che l'artista debba interpretare la poesia, perché l'artista chiaramente per definizione è libero, insomma la creatività è libera, non può essere imbrigliata nemmeno da una poesia. Quindi ho voluto poi realizzare questa installazione che vedete se alzate gli occhi, perché è un pochino, diciamo, sopraelevata rispetto a noi, che vuole essere una rappresentazione del Museo del Metaverso. Quindi ogni settimana porteremo in giro per le land di Second Life una proiezione del museo. E infatti, diciamo, proprio il cubo, che è l'elemento essenziale sia di Second Life che del museo, e anche il suo logo è un cubo, rappresenta, diciamo, contiene le opere di questi artisti digitali, in questa sim per la maggior parte fotografi che operano e crescono in Second Life, ma poi condividono le loro opere in CoinUp e in Flickr, due portali dedicati alla poesia, che sono poi social network anche quelli. Poi abbiamo Melusina Parkin, che è invece una decoratrice, una builder che si occupa di mobili vintage, ha lavorato nella moda, nel fashion. E insomma, abbiamo messo insieme in questa mostra di partenza questi artisti che poi che vedrete, conoscerete meglio, cliccando nei cubi potrete avere la notte sulla loro
diciamo, sul loro curriculum e sulle loro esperienze fatte in Second Life. Ah, volevo dirvi che abbiamo la partnership di diversi soggetti che operano anche qualcuno che operano in Second Life nel web, To Life Cast, CoinUp, mondivirtuali.it. Abbiamo poi la partnership, ci onoriamo di avere la partnership dell'Istituto Europeo Pegaso, il cui direttore doveva essere presente questa sera. Insomma, un progetto che si avvale di molti soggetti e che vanta, diciamo, molte collaborazioni. Pensate che ha scritto la sua prima poesia a 13 anni. Sì. Già in adolescenza aveva voglia di esprimere se stesso attraverso le parole. Ne ha scritte veramente tante, perché ho letto varie cose, ha ricevuto tantissimi premi, centinaia. E come si dice, di ogni artista se ne leggono tante, ognuno di noi ha le sue preferite, no? Io ne ho apprezzata una in particolare, che si chiama Nato di Mana. È una poesia attuale, noi che parla di noi gente sognatrice che viviamo di pane, amore e fantasia, no? Invece, dice Luciano Somma nelle ultime righe di questa poesia, Arable che stuocchio finalmente, facemmo statito sto moon e faticamme dignitosamente, perché è fornuta l'epoca di Sun. Ecco, proprio per questo dice che comunque bisogna sognare, ma poi alla fine si ritorna sempre alla realtà. Questa è la cosa più bella e mi colpiscono tantissimo le sue parole. Sì, proprio con... Dimmi Mergi. No, volevo dire, a me piace molto questa poesia, perché fa capire che Napoli non deve cullarsi troppo nel sogno, sì, di una Napoli di una bravissima volta. Dobbiamo veramente svegliarci da questo sonno e vedere come fare però io vedo molto, sì, devo dire la verità, vedo che a Napoli c'è un grande risveglio. In internet si un sta grande formando risveglio, una rivoluzione nel popolo napoletano. Io vedo che si formano tanti gruppi per cercare di migliorare Napoli, la pulizia di Napoli la fanno le persone private che si organizzano. Questa è una bellissima cosa. Vai, vai. Una bellissima cosa, significa che piano piano si sta risvegliando. È brutto far parlare di una città così bella come Napoli e far dire solo cose che poco carine. Esatto. Non è bello per noi, non è bello per Napoli, non è bello per nessuno, per l'Italia in generale, che penso che comunque apprezzi Napoli perché è una perla in tutta l'Italia, giustamente. Sento una farfalla che ha sul cuore, non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata a fuoco dal tuo grande amore, che spanto già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non ritornerà. Causa la vita, senza l'amore, è solo un albero che foglie non ha più. Grazie Croxello! Cosa la vita senza l'amore, è solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze buttò giù. Ah, questa vita cos'è?
anche tu. Beh, questa vita cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? E io adesso ho una dedica, mi hanno richiesto una dedica e assolutamente devo farla, anche perché sono felice, felicissima di fare questa dedica. E questa dedica la voglio fare con la canzone adatta, eh? Deve essere proprio fatta a tischi doschi, come dico io. Allora, la faremo per bene. Impostiamo la voce e leggiamo questa bellissima dedica, perché